Mi sono sposato. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi sono qui perché devo comunicarvi una cosa veramente meravigliosa, incredibile. E cioè una cosa che mi riguarda da vicino. Mi sono sposato. Finalmente posso urlarlo al mondo intero. E al mio 3 lo urlerò. 1, 2, 3. Mi sono sposato! Bene, e di fatto, de facto, finalmente ho la fede nuziale al dito sinistro, precisamente all'anulare. Sono giurivo, sono raggiante, sono felicissimo, sono straordinariamente emozionato nel comunicarvi che una dolce, garbata, piacevole, simpatica, gradevole e affascinante, nonché molto sexy donna, che lo posso dire si chiama Stefania, ha rubato il mio cuore. Come ci siamo conosciuti, io e la divina Stefania? Semplice, perché io e Stefania, facendo live la sera, lei partecipa ogni sera in live e abbiamo scoperto di nutrire questo, chiamiamolo sentimento. Attenzione però, è un matrimonio che, diciamo così, è di tipo poligamo. So che non esiste, ma è un matrimonio di tipo poligamo, cioè lei può andare con chi vuole, io posso andare con chi voglio, va bene? C'è la piena, completa, totale libertà, va bene? Ora, ovviamente si tratta di un matrimonio figurato. E pensate che il caro fan che si chiama su YouTube The O'Neill89 lo ha celebrato. Lui stesso, infatti, durante la live di qualche sera fa, ci ha dichiarato espressamente marito e moglie. Va bene? Intanto che parlo, guardate la mia meravigliosa e stupenda, nonché angelicata mano, guardate, la mano del piacere. La mano dell'uomo, non dell'uovo, dell'uomo, dell'uomo che non deve chiedere mai, di fatto, de facto. Va bene? Allora, colgo l'occasione per dirvi anche che cosa ne penso del matrimonio. Allora, io sinceramente parlando sono contrario, ovviamente, già ve l'ho detto in mille più maniere diverse, distinte e separate, però diciamo che non condanno chi si sposa chi riceve questo sacramento, ma io non ci credo perché quasi tutti i matrimoni, oggi come oggi, finiscono, sono destinati alla fine, per colpa di cosa? Della routine, della noia che quasi certamente subentra. Io infatti se mi dovessi mettere con una ragazza, una donna, non riuscirei a stare solo con lei, avrei bisogno di volare di fiore in fiore, di patonza in patonza, perché sicuramente registrerei della noia. Attenzione, alt, fermi tutti. Con me, ripeto, con me, una donna non si annoierà mai, ripeto, ripeto, con me. Una donna non si annoierà mai perché sono un ragazzo semplice, umile, divertente, simpatico, spigliato, gradevole. Sono un ragazzo che ha sempre migliaia di argomenti diversi da trattare e che vado a toccare. Con me una donna non si annoierà mai. Perché? Perché sono anche un personaggio che si reputa brillante, ho delle capacità che metto a frutto, ovviamente. Ho delle capacità che non tutti possiedono. Mi mancano delle competenze, perché ovviamente mi mancano delle competenze, ma non per questo mi butto giù. Cerco di andare avanti, cerco di migliorarmi sempre di più. Ho compiuto migliaia di esperienze diverse nel corso della mia vita. Ne farò di più, TV, radio, cinema e via di seguito. E diciamo che posso ritenermi soddisfatto, però voglio sempre di più. Ambire ad avere, voglio sempre di più ambire a essere un personaggio di spicco per quanto riguarda YouTube, Twitch e altri social network. Il mio obiettivo è quello di diventare, diciamo così, un influencer a tutto tondo. Mi piacerebbe arrivare finalmente a questi 10.000 iscritti su Instagram. Seguitemi su Instagram, a proposito, conoscitore.italiano, raggiungere ampie vette, raggiungere, diciamo così, dei risultati importanti dal punto di vista del web, di YouTube, ma anche dal punto di vista, oltre che virtuale, anche reale.
punto e a capo. Va bene? Se ci riesco, sono contento. Se non ci riesco, me ne farò una ragione e dico, vabbè, ci ho provato, ma non per questo mi tiro indietro o vado dietro. Va bene? Ora qualcuno mi chiederà, ma questa fede dove l'hai presa? Semplice, da AliExpress. Sì, dal caso che mi sono comprato un sacco di roba da AliExpress, ho voluto investire su di me, piercing veri, piercing finti anche, poi dentifricio che sbianca i denti, così i miei denti diventeranno bianchissimi finalmente. In totale ho speso e ho investito su di me circa 100 euro, non è tanto alla fine, però ho preso tantissima roba. Mi sono trovato molto bene e devo dire che AliExpress lo consiglio. Vi consiglio però di non comprare dei micro SD. Quando leggete i micro SD di 2 tera o hard disk di 16 tera, 20 tera, tutto finto, non arriveranno mai a quelle dimensioni là. Va bene, sono semplicemente, come si dice, oltre che oggetti farlocchi non veri, sono oggetti che vi mettono in condizioni di farvi spendere soldi. Costano molto poco, arriveranno al massimo a 32 giga o a 64 giga, non di più. Però vi mettono sul sito in questione che quello che voi andate a comprare ha un valore, o meglio, è qualcosa di unico, qualcosa di straordinario, no? Qualcosa che vale, che ne so, 200, 300 euro. Ragazzi, una micro SD da 2 tera non esiste, secondo me. O se esiste, costa almeno 100 euro. Un altro oggetto, per esempio, un hard disk esterno da 15 tera non può costare 5 euro. Al massimo può costare, secondo me, sui 300-400 euro. Ok? Quindi questo va detto. Però purtroppo non tutte queste cose le capisco e le comprendono. Io cerco di farvi aprire gli occhi e di svegliarvi. Bene? Intanto guardate il mio bellissimo anello. Allora, dicevo, no, non è d'oro, non è una, come si dice, un anello d'oro. Si tratta semplicemente di un anello in titanio. Titanio è un materiale che non va ad annerirsi, okay? Però è certamente un buon materiale, quindi non è malvagio. È abbastanza buono, ripeto, non annerisce e dà la possibilità di darvi la possibilità proprio di farvi la doccia, di docciarvi, di bagnarvi senza che il materiale vada a diventare, diciamo così, annerito. Va bene? Questa è una cosa che dico io. Quindi io vi dico, il matrimonio, per quanto il matrimonio, già ve l'ho detto, non ci credo. Okay. Però l'ho fatto in maniera simpatica con Stefania e mi sono sposato, ragazzi. Devo ringraziare il caro Niro 89 che ci ha sposato, ci ha fatto entrare il marito e con moglie, lei Stefania, moglie mia. Stefania, ti amo tanto, cara Stefania, sei unica, sei straordinaria, sei un angelo sceso dal paradiso. Viva l'amore, viva le donne, viva le fanciulle. Chiudo il video dicendovi quindi che i matrimoni quasi tutti sono destinati alla fine. Non vi credete che chi si sposa è felice e raggiante giulivo. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, non è così, ve lo posso andare a garantire. Non è che uno che si sposa è contento e ci rimane per tutta la vita. Quando voi ascoltate quelle famose frasi celebri, no? Vuoi rimanere con Fabrizio finché morte non vi separi, finché morte non vi divida e via di seguito. Bene, sono tutte frasi fatte, chiaramente, celebrate lì, messe lì a buffo. Nulla è vero, perché tanto sono convinto che dopo un po' di tempo il matrimonio andrà a farsi benedire. Volete esempi? Francesco Totti, Ilary Blasi. Ragazzi, Francesco Totti e Ilary Blasi venivano considerati da quasi tutti come l'emblema dell'amore. Vedi quanto si amano, oddio mio, quanto si amano, quanto si vogliono bene. Mamma mia, l'amore tra loro durerà per sempre. È durato per un po' di tempo, è finito, punto. Ma quante coppie scoppiano? Una marea, quindi. Quando avete a che fare con una persona, fidanzatevi, divertitevi, fate quello che dovete fare, ma, ripeto, sottolineo, ma, sappiate che quasi tutte scoppiano. Io non mi voglio sposare, che so che tanto tradirei subito, preferisco divertirmi, preferisco godermi la vita, perché la vita è una schiavitù, è qualcosa di brutto, di non bello a mio avviso chiaramente, e quindi prendere la decisione di sposarsi implica che dovete mettere mano al portafogli quando dovete separarvi.
quando tu, caro mio, cara mia, ti andrai a dover divorziare, avvocato? Ehi, avvocato? Sì, sono il signor Leandro. Mi voglio divorziare da Francesca, Giovanna, Filippa, Giulia, Luciana. E via di seguito. Metti mano al portafogli, dammi i soldi. Mi ricordo, i miei genitori quando si separarono nel 2016 spesero per la causa di separazione ben 1.500 euro. Devi mettere mano al portafogli, quindi voi ti pensate, sì, tiette come fidanzatino o fidanzatino, stop, non mettere per iscritto nulla, perché il matrimonio ormai è diventato un accordo legale, appunto. Non è una cosa che ha una cosa teorica, ma è diventata una cosa legale, punto. Iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Una bella foto a me e alla Fede. Eccolo. Ciao a tutti.